Grazie giudice, grazie veramente. E con il ringraziamento degli abitanti di Marino che credono che si possa vivere senza clientele, senza corruzione, senza peculato, con un sindaco onesto, potendo sperare per i propri figli un futuro, noi vi ringraziamo e vi rinvitiamo a venire qui per parlarci ancora della Costituzione prima di ottobre. Grazie a tutti!